Buongiorno, benvenuti. Io sono Chiara di Immobiliare Frontini e oggi ci troviamo a Milano, quartiere degli Olmi, per vedere questo appartamento in vendita al primo piano di questa palazzina. La zona, se non la conoscete, si trova comunque vicino all'ingresso della tangenziale ovest, come si può raggiungere in pochissimi minuti. È servita dall'autobus per accedere poi alla metro di Bisceglie e è servita anche da scuole che si possono raggiungere a piedi o supermercati, insomma è una zona comunque vicina a tutto quello che serve, ma anche vicina al verde, si può andare a fare le passeggiate nei campi, per cui insomma molto molto prezioso in città. E tra l'altro fra pochi anni dovrebbe aprire la fermata della metro qui vicino, quindi anche si avrà anche una rivalutazione a livello sia di comodità sia economica delle case. La casa si trova all'interno di questo contesto condominiale, ovviamente, con aree verdi e parcheggi riservati ai condomini. E quello che noi vedremo è il primo piano. E adesso entriamo a vedere la casa. Ci troviamo all'interno della casa. E questo è l'ingresso, che è bello grande, si può mettere anche un armadio. E abbiamo già una nicchia dove è stato fatto un armadio su misura per i cappotti, le scarpe. Qui abbiamo anche il contatore della corrente, volendo si può lasciare o poi farne uno più moderno, sempre su misura. Da questa parte abbiamo il soggiorno. Come vedete è bello luminoso anche perché oggi è una giornata molto bella e soleggiata. Qui abbiamo questo grande serramento che dà sulla strada dove sotto troviamo la fermata dell'autobus, molto comodo quindi. E i serramenti, come vedrete poi, sono stati rifatti tutti, sono in doppio vetro in PVC aliotermico. Questa è la cucina, dove troviamo l'unico balcone della casa, che è abbastanza lungo, e dove abbiamo anche le inferriate, che sono molto comode perché magari la sera si vuole far arieggiare la cucina e il locale, però andando magari in salotto a vedere la televisione si può chiudere per un discorso di sicurezza. Questo è il balcone, come vedete bello, bello lungo e dà sull'interno del condominio con quest'area verde e i parcheggi che sono riservati ai condomini. Proseguiamo nella zona notte dove abbiamo le due camere da letto e il bagno. Qui c'è uno spazio anche qui di corridoio dove poter creare un armadio a tutta parete. E vediamo prima il bagno. I bagni hanno sostituito la vasca con una doccia per maggiore comodità. Questa è la camera matrimoniale, che è molto, molto grande, insomma gli spazi chiaramente sono quelli di un appartamento anni 70, per cui insomma è quasi una camera doppia, qui c'è lo spazio per fare un angolo studio magari, piuttosto che mettere la culla, un lettino per un bambino. E da questa parte invece abbiamo la camera più piccola. Anche se comunque è bella spaziosa, poi tutta questa parete, cioè, è stata occupata da questo armadio molto, molto grande e ingombrante. Eventualmente, poi, se uno invece avesse bisogno di mettere due letti, potrebbe strutturare l'arredamento in modo diverso. E in ultimo abbiamo il ripostiglio, che è sempre comodo da avere in casa, dove poter mettere tutto quello che non si sa mai dove poter organizzare, oltre poi alla cantina che abbiamo a piano seminterrato.
come vedete, appunto, allora, a livello di lavori hanno sostituito la doccia e i serramenti e poi è stato installato un pavimento nuovo nell'ingresso e nel soggiorno. Il resto degli impianti sono ancora quelli originali, così come le finiture, anche se tenute in buono stato. E questa era la visita della casa. Se volete invece vederla dal vivo, chiamateci. Grazie.